Ok, abbiamo suonato la seconda parte di Giochi Proibiti. L'arpeggio rimane sempre come la prima parte. Andiamo a vedere quelle che sono battute e note. Cominciamo con quarto dito, quarto tasto. Primo dito, terza corda, primo tasto. Le note saranno Sol diesis, prima corda, Si, seconda corda, vuoto, e Sol diesis, ottava sotto. Ok? Il primo movimento parte con il basso Mi. Primo movimento. Secondo movimento senza basso. Terzo movimento uguale, senza basso. Battuta completa. Ok. Seconda battuta. Parte come la prima, col basso Mi. Primo movimento. Posizione uguale alla prima. Secondo movimento, metteremo il secondo dito, secondo tasto, Fa diesis, senza basso. Terzo movimento, lasceremo il secondo dito, senza basso. Ok, facciamo la prima e seconda così li cominciamo a collegare. Entriamo nella terza battuta. Terza battuta faremo barré col primo dito, secondo tasto. Metteremo il terzo dito nella quarta corda, quarto tasto. Il quarto dito lo metteremo nel quinto tasto, seconda corda. Avremo le note di Mi, La e Fa, che è un Fa diesis. Nella terza battuta l'arpeggio sarà sulla seconda, terza e quarta corda. Praticamente dobbiamo solo spostare le dita. Eravamo qui, mano destra, spostiamo le dita di una corda sopra, così. Ok. La terza battuta partiremo col basso Fa diesis, che ce l'abbiamo qua a barre 2. Ok? Primo movimento. Secondo movimento, metteremo il quarto dito, lo facciamo scivolare sotto il terzo. Sempre nella seconda corda. Avremo la nota di Re diesis, senza basso, secondo movimento. Terzo movimento, uguale al secondo. Terza completa. Ok, entriamo nella quarta battuta. La quarta battuta partirà col basso Fa diesis. Primo movimento. Il secondo movimento, toglieremo il quarto dito e metteremo il secondo dito nella seconda corda, terzo tasto. Nota di Re. Senza basso. Terzo movimento, toglieremo il secondo e rimetteremo il quarto nel quarto tasto, seconda corda. Senza basso. Facciamo terza e quarta completa. Ok, avendo fatto la quarta, andiamo a vedere la quinta battuta. Quinta battuta, faremo un barré al settimo tasto col primo dito. Metteremo il secondo dito nella terza corda, ottavo tasto. Il terzo dito lo metteremo nella prima corda, nono tasto. Ok? Avremo le note di Do diesis, prima corda, Fa diesis, seconda. R diesis terza. Ok. Primo movimento partirà col basso Si, che ce l'abbiamo qua, settimo barré. Ok. Primo movimento. Secondo movimento uguale, posizione e note, senza basso. Terzo movimento uguale. Completa. Ok, entriamo nella sesta battuta. La sesta battuta
rimaniamo con questa posizione. Parte come la quinta col basso, sì. Primo movimento. Secondo movimento, metteremo il quarto dito nell'undicesimo tasto, re diesis. Terzo movimento, lasceremo il quarto come prima. Ok? Sentiamo completa. Ok, ascoltiamo la quinta e la sesta. Ok, abbiamo fatto quinta e sesta, facciamo la settima. La settima battuta, dove c'è il terzo dito, ci metteremo il quarto, cioè prima corda, nono tasto. Il terzo dito lo metteremo nella seconda corda, sempre nono tasto. E il secondo dito, terza corda, sempre nono tasto. Praticamente abbiamo fatto un piccolo barré con tre dita, ok? Le note saranno do diesis, sol e mi, ok? La settima battuta parte col basso mi, vuota, sesta corda, ok? Primo movimento. Secondo movimento lasceremo il quarto dito e metteremo il primo dito, settimo tasto, nota di sì. Secondo movimento, terzo movimento uguale, settima completa. Ok, adesso facciamo l'ottava. L'ottava parte con questa posizione, col basso. Prima dell'ottava, secondo movimento dell'ottava, faremo un barré col dito 1 al nono tasto. Ok? Le note saranno sempre do diesis. Secondo movimento. Terzo movimento, metteremo il terzo dito, undicesimo tasto. Ok? Re diesis. Facciamo l'ottava completa, lentamente. Ok, entriamo nella nona battuta. Nona battuta, metteremo il quarto dito, dodicesimo tasto. Nota di mi, parte col basso, primo movimento. Secondo movimento senza basso. Terzo movimento senza basso. Io ho fatto la nona battuta. Adesso lentamente l'ascoltiamo dalla quinta, così ascoltiamo pure la melodia. Ogni battuta mi fermo un attimo io, ok? Ok, adesso facciamo quella che è la decima battuta. La decima parte come la nona, basso mi, nota mi. Primo movimento. Ok, togliamo il 4, mettiamo il 3, undicesimo tasto. Re diesis. Secondo movimento, senza basso. Terzo movimento, togliamo il terzo dito e mettiamo il secondo al decimo tasto. Nota di re. Ok, adesso facciamo la decima completa. Lentamente. Ok, entriamo quella che è nell'undicesima battuta. L'undicesima battuta, metteremo il quarto dito al posto del barré. Prima corda, la nota è do diesis, il primo dito faremo un piccolo barré al quinto tasto e il secondo dito lo metteremo nella terza corda.
che andremo a fare un do diesis. Le note saranno do diesis, mi e do. Ok? Do mi do. Il primo movimento dell'undicesima sarà col basso la quinta corda, così. Do mi do, ok? Secondo movimento sarà sempre uguale la posizione, non spostiamo niente, senza basso. Terzo movimento uguale, senza basso. Completa. E abbiamo fatto l'undicesima. La dodicesima parte come l'undicesima col basso, primo movimento. Secondo movimento toglieremo il quarto dito e metteremo il terzo nel settimo tasto. Nota di Si. Senza basso. Terzo movimento lasceremo il terzo dito. Scusate. Ok, adesso facciamo completa l'undicesima e dodicesima battuta. Fatta l'undicesima faremo la dodicesima. La dodicesima sarà come la prima battuta d'inizio. Quarto dito, quarto tasto, prima corda. Primo dito, terza corda, primo tasto. Basso di Mi, primo movimento. Secondo movimento rimane sempre Sol. Terzo movimento, senza basso, uguale. Ok. La prossima battuta metteremo il terzo dito, quarto tasto, seconda corda. E faremo un barré col primo dito al secondo tasto. Ok? Qui avremo il basso di Si, quinta corda. Ce l'abbiamo nel barré. Primo movimento col basso Si. Secondo movimento metteremo il quarto dito, quinto tasto. Abbiamo la nota di La, senza basso. Terzo movimento, lasceremo il quarto dito. Ok, rimane l'ultima battuta da fare. Faremo un Mi maggiore. Nella prima lezione vi ho spiegato il Mi minore. Prendete il Mi minore, non dovete fare altro che mettere il primo dito nella terza corda, primo tasto. Accordo di Mi maggiore. L'arpeggio sarà sempre uguale, però il primo movimento sarà con la quarta corda basso Mi. Così. Primo movimento. Secondo movimento basso Si, quinta corda. Terzo movimento, staccheremo secondo e terzo dito e allungheremo il quarto dito al quarto tasto. E faremo un basso sol diesis, ok? L'arpeggio sarà uguale. Ok, facciamo completa. Ok, adesso proviamo a suonarla lentamente, battuta per battuta, come se la stessimo studiando. Ogni battuta ci fermiamo un attimino, ok? Cambiamo. Cambiamo. Cambiamo.
Cambiamo. Cambiamo. Cambiamo. Cambiamo. Cambiamo. Cambiamo. Cambiamo. Cambiamo. Ok. Studiatela così, battuta per battuta, finché non l'accelerate, che comunque la seconda parte è un po' più tosta della prima. Come posizione, stanca molto la mano, ok? Buon divertimento, alla prossima.